a te e a tutti i ormai benvenuti a Reggio Chiarina in questa nuova reaction. So benissimo che oggi vi avevo detto, ragazzi, che non avrei pubblicato video, però questa reaction la devo fare per forza. Adesso vi spiego. Io questo nuovo teaser trailer l'ho già guardato stamattina, però ho l'assoluta intenzione di riguardarlo almeno una seconda volta insieme a voi per capire se questa stessa reaction sarà uguale alla reazione che ho avuto guardandolo la prima volta questa mattina. E quindi ho intenzione inoltre di guardarlo insieme a voi per ascoltare anche il parere di qualcun altro, per cui non perdiamo tempo, dura soltanto un minuto, andiamo a guardarlo e poi ne parliamo. Portami la lampada. La tua vita comincia adesso. Aladdin. Davvero non sai chi sono? Genio, desideri, lampada? Non ti dice proprio niente? Allora raga, parliamone rapidamente perché mi si sta scaricando la macchinetta. Avrete capito dalla mia reaction che non sono per niente entusiasmata da quello che ho visto. Quindi, in poche parole raga, quello che vedo non mi ispira neanche un po'. Aladdin non è uno dei miei cartoni Disney preferiti, però mi piace molto. Il personaggio del genio in particolare mi piace tantissimo e quindi quello che vedo, ragazzi, non mi ispira per niente. L'unica cosa che mi sembra convincente è la musica che si sente, che comunque ovviamente richiama i temi musicali del film animato, però per il resto, cioè raga, parliamone un secondo. Allora, la prima cosa che si vede che mi fa storcere il naso è Jafar, perché cioè, l'abbiamo visto quello che c'è nel film, cioè chi è quest'uomo? Cioè, noi sappiamo benissimo, raga, che Jafar è uno dei villain sicuramente, penso, meglio rappresentati, nel senso che quando lo vedi, cioè, tu c'hai proprio l'idea, questo qua è uno stronzo, brutto, viscido, cioè proprio ti ispira, ragazzi, repulsione, no, quel personaggio lì, quindi lo si vede così alto, magro, smunto, con quegli occhi grandi, cioè, dà proprio l'idea di uno che te deve far schifo, praticamente, no, quindi te deve provocare pulsione. Io, cioè, ovvio che non mi aspetto che i personaggi in un live action siano identici a quelli del film animato, però un minimo cercando di essere fedeli, qua non ci siamo proprio, a parte che il doppiatore, ragazzi, se è davvero quello che abbiamo sentito, che doppiatore gli è andato a Jafar? Proprio da far accapponare la pelle, ok? Poi parliamo di Aladdin, che è il secondo che si vede. A me, ok, Aladdin di per sé, proprio come personaggio, lo vedi, magari c'ha proprio quella faccia, no, un po' da scemotto, no? Però c'ha l'aria vispa. Cioè, questo qua, ragazzi, st'attore qua, ditemi quello che volete, ma a me mi sembra proprio un r***o. Scusatemi, ma passatemi il termine, mi sembra proprio un r***o. Cioè, c'è quella faccia proprio, già lo vedo, già mi sta antipatico, cioè già non mi piace, ok? Non mi ispira a nulla. Poi l'effetto che c'era all'interno della Caverna delle Meraviglie mentre si spacca tutto sembrava... Mo ripeto, io non voglio dire che il film sarà così, perché cioè quell'effetto lì, ragazzi, mi è sembrato veramente brutto, cioè non lo so, non ve lo so dire. Poi parliamo un attimo di Jasmine. Da quell'attimo che ho visto, ragazzi, allora Jasmine noi nel film animato la vediamo, è di una bellezza sconvolgente. Questa ragazza di sicuro non è una brutta ragazza, perché sarei una bugiarda a dire che è una brutta ragazza, è una bella ragazza, però a mio avviso, secondo me, avrebbero potuto trovare una ragazza ancora più bella. Parere puramente personale, continuo a sottolineare, spero che nessuno se la prenda sul personale. E poi l'ultima cosa, raga, cioè
Vogliamo un attimo parlare allora della figura del genio, che è la prima volta che la fanno vedere. Allora, erano comparse delle immagini sul profilo di Will Smith, se non sbaglio, in cui si vedeva lui nella sua forma umana a interpretarlo, però lui ci aveva tenuto a precisare che nel film sarebbe stato blu. Infatti così è stato, ragazzi, però che diavolo hanno fatto? Che diavolo hanno fatto? Non è il genio Disney che noi abbiamo imparato ad amare e che conosciamo. No, secondo me hanno preso una figura idealizzata di un genio della lampada. Infatti c'ha questo corpo muscoloso. Perché l'hanno fatto così, ragazzi? Perché l'hanno fatto così? Non lo so. Cioè, a parte che adesso diciamocelo, cioè, secondo me Will Smith, ragazzi, ma che cavolo c'entrava? Che cavolo c'entrava? E poi perché l'hanno fatto così? Perché hanno fatto così, quel corpo così muscoloso, così, cioè, minchia, il genio lo vediamo, sì, è gigantesco, ma ha un corpo comunque abbastanza tozzo, goffo, grasso, tra virgolette, per quanto comunque si muova rapidamente con la sua magia, eccetera, lo conosciamo il genio com'è? È il genio, è così, lo abbiamo adorato e amato così com'è, no? Anche nella sua fisicità unica. Perché l'hanno fatto così, ragazzi? Perché l'hanno fatto così? E poi il doppiatore, ma che doppiatore? Che doppiatore gli ha messo, ragazzi? Se non sbaglio, lo stesso doppiatore di Maui in Oceania. Però a Maui quella voce ci poteva stare, nonostante appunto il personaggio sia un personaggio grosso, no? Quello di Maui. Però la voce in quel caso gli stava bene. In questo caso io non gliela vedo quella voce lì, non gliela vedo. Non so se gliel'hanno messa per cercare di farlo sembrare più simpatico, più affabile, per non farlo essere troppo, no? Troppo così, troppo serio, troppo imponente, ma cioè, ragazzi, io secondo me, oddio, è un disastro. A me, vi ripeto, non mi ispira niente quello che ho visto. L'unica cosa che mi è piaciuta è stata la musica, raga. Tutto il resto per me, cioè, è pollice in giù, è un no. Io, cioè, Dio, se continuano a far uscire immagini come queste, non lo andrò a vedere al cinema. Mi dispiace. Adesso, raga, io spero di non aver dissacrato nulla per nessuno di voi. Però ci tengo a sapere voi che cosa ne pensate. Che impressione vi ha dato, ragazzi? Perché a me ha dato un'impressione pessima, va bene? Veramente terribile, raga, da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista, ve lo giuro. Fatemi sapere, ragazzi, voi che cosa ne pensate qui sotto in commento. Questa reaction termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao!